Ciao a tutti amici di autoprove.it, oggi sono a Düsseldorf in Germania. Il motivo di questo video è molto semplice: nei giorni scorsi si è parlato tantissimo dell'autobahn tedesca, cioè dell'autostrada tedesca. Gli articoli erano per lo più riguardanti i limiti di velocità che ci sono o non ci sono su questa famosa autostrada tedesca. In realtà i limiti di velocità ci sono anche gli autovelox, le multe si fanno e si fanno anche alle targhe italiane. Oggi sono a bordo di Nissan Juke per farvi vedere che cosa? Per farvi vedere come funziona l'autostrada in Germania. Ci sono alcune premesse da fare. Innanzitutto, l'autostrada tedesca non si paga a differenza di quella italiana. Esiste una vignetta che è sostanzialmente necessaria soltanto per i camion, e quindi ci sono delle stazioni che vanno a controllare proprio queste vignette. Insomma, niente di diverso da quanto succede ad esempio sull'autostrada in Slovenia, sull'autostrada in Austria, sull'autostrada in Svizzera. L'autostrada tedesca quindi è gratuita per le auto. In realtà sull'autostrada tedesca ci sono dei limiti di velocità che devono quindi essere rispettati. Ci sono degli autovelox che controllano il rispetto di questi limiti, però c'è un dibattito aperto che è quello che riguarda l'ambiente. In Germania è un tema molto sentito quello ambientale, ci sono appunto dei confronti che riguardano le emissioni delle auto. Avrete sentito del blocco imminente per le auto diesel Euro 5 in città molto importanti come Colonia, Stoccarda e altre si stanno muovendo in questa direzione. Il tema quindi ambientale sta portando anche una riflessione per quanto riguarda i limiti di velocità sull'autostrada, che come detto ci sono. Eccomi quindi a farvi vedere come funziona l'autostrada tedesca. Abbiamo detto, non ci sono le vignette, c'è la gratuità per le auto. Adesso ci troviamo sostanzialmente in città e basta semplicemente uscire da quella che è la viabilità urbana, come sto adesso facendo. Vedete, già qui c'è il limite 80 e sostanzialmente stiamo entrando più o meno consapevolmente, questo è il problema per chi non è proprio del posto, stiamo entrando in autostrada. Questo tunnel già segna l'inizio dell'autostrada. Adesso percorreremo un breve tratto di autostrada, eppure sarà sufficiente per capire un po' come funziona la situazione. Vedete, ci sono comunque per lo più tre corsie, ci sono però anche limiti di velocità. Adesso stiamo lasciando il tratto propriamente urbano dell'autostrada, quindi il limite qui è ferreo a 80 km orari. Siamo per di più in prossimità di uno svincolo, quindi il limite è ad 80. Adesso, man mano che ci allontaniamo dalla città, inizieremo a incontrare i primi cartelli che però ci segnalano un limite a 120. Quindi bisogna dire che l'autostrada tedesca conosce i limiti di velocità. I limiti di velocità si devono per di più rispettare, perché altrimenti arrivano a casa multe abbastanza pesantine. Per lo più sono limiti a 120 km orari, come questo qui che incontriamo subito appena lasciato il tratto urbano. Quindi ci sono i limiti, ci sono però delle brevi tratte, per esempio in prossimità di Ulma, insomma brevi tratte in cui non ci sono limiti di velocità, e quindi c'è la famosa autobahn senza limiti, quella che vediamo su molti video qua in giro per YouTube, in cui sostanzialmente si sfreccia con la propria potentissima Ferrari, Porsche, Bugatti del caso, senza alcun pensiero, senza alcuna preoccupazione. Però sono tratti veramente molto molto brevi. Quindi eccola qua l'autobahn tedesca, sicuramente meno verde delle nostre autostrade, sicuramente meno costosa delle nostre autostrade, appunto perché è gratuita. Però ecco, il mito dell'autobahn senza limite di velocità, insomma, è meglio che ce lo togliamo dalla testa, perché sì, ci sono delle tratte, ma sono assolutamente limitate. Per il resto è una normalissima autostrada, con pregi e difetti del caso, quindi qualche buca c'è anche qui, qualche interruzione stradale c'è anche qui, traffico
come vedete c'è anche qui, magari un po' più limitato, però a me è capitato di incontrare anche code veramente importanti, significative, soprattutto a ridosso del fine settimana, quindi niente di diverso da quanto succede in Italia. Indubbiamente la prima cosa che si nota è la gratuità dell'autostrada, però ecco, non è nulla di diverso da una qualunque arteria che conosciamo anche in Italia. Sicuramente anche qui ci sono code, sicuramente anche qui ci sono, vedete, rallentamenti come quello nel quale ci troviamo, quindi ecco, se questo tratto ha il limite a 120, nei fatti noi adesso ci troviamo a viaggiare a 80-90 km orari. La grande particolarità di queste autostrade è sicuramente legata al fatto che ci importano direttamente nella viabilità ordinaria, così come accade in Italia, però senza caselli, quindi noi entriamo, usciamo dall'autostrada con grande serenità, possiamo permetterci il lusso di sbagliare direzione, tornare indietro, evitando ovviamente inversioni a U in autostrada, però tornare indietro a norma di codice della strada senza incorrere in problemi. Però ecco, l'autostrada tutto sommato non è diversa da quella italiana. Vedete, adesso stiamo uscendo dall'autostrada e quindi, come prima, ci siamo immessi sostanzialmente senza aver incontrato la stazione di pedaggio, così anche qui noi usciamo dall'autostrada senza avere alcuna barriera casellante del caso, siamo direttamente nella viabilità ordinaria, quindi ci sono questi incroci per lo più in uscita come anche in entrata dalle autostrade tedesche, dall'autobahn tedesca, che sono incroci della viabilità ordinaria e quindi spesse volte sono anche loro il motivo per cui l'autostrada stessa conosce un rallentamento, per cui ad esempio qui succede un incidente, c'è appunto un problema sulla viabilità ordinaria, a cascata si blocca il semaforo che introduce all'autostrada e si può anche creare nei casi più gravi una coda anche sulla stessa autostrada, quindi diciamo sfatiamo anche questo mito della assoluta efficienza dell'autostrada tedesca. Sicuramente vi posso dire che a me è capitato di affrontare nevicate anche abbastanza importanti nella zona ad esempio di Monaco di Baviera, e lì c'è però una capillarità abbastanza significativa dei mezzi spargisale e spalaneve che impedisce appunto situazioni veramente paradossali come quella che è successa qualche tempo fa al valico del Brennero, quindi insomma il rischio di restare imbottigliati nella tempesta di neve è tutto sommato limitato. Quindi eccomi a ricapitolare alcuni aspetti che oggi abbiamo molto semplicemente visto in pratica. L'autostrada tedesca non è completamente esente da problemi come quelli che conosciamo sulle nostre autostrade, ci sono code, ci sono rallentamenti, ci sono incidenti, ci sono appunto i problemi che insomma conosciamo sulle reti autostradali del caso. L'aspetto sicuramente che si nota è la gratuità, cioè noi viaggiamo con la nostra macchina senza dover pagare il pedaggio a un casello o la classica vignetta come quella che dobbiamo corrispondere ad esempio in Svizzera, in Austria, in Slovenia, insomma per citare alcuni paesi a noi confinanti. C'è però sicuramente una vignetta specifica che è quella che devono avere i camion, quindi ci sono anche delle stazioni di controllo che vanno a verificare che queste vignette siano effettivamente in regola. C'è un dibattito in corso che riguarda l'estensione di queste vignette anche alle auto e quindi anche le auto dovranno in un prossimo futuro probabilmente pagare per viaggiare sulle autostrade tedesche. Ci sono limiti di velocità sulle autostrade tedesche, l'abbiamo visto, sì, in prossimità degli svincoli con la viabilità ordinaria sono in genere limiti a 80 km orari, tendenzialmente il limite a 120 km orari, ci sono però delle brevi tratte in cui non ci sono limiti di velocità e quindi se siamo al volante della supercar del caso potremo effettivamente anche divertirci un po'. Però dobbiamo tenere conto appunto che ci sono anche lì code, rallentamenti, traffico del caso. Vabbè, quindi vi ho un po' parlato dell'autobahn tedesca, dell'autostrada tedesca, abbiamo un po' visto insieme come funziona, adesso lascio a voi la parola, spazio nei commenti qui su YouTube e poi sui vari social di autoprove.it per dirmi la vostra sulle autostrade, non solo appunto italiane ma anche
che estere, quali sono le vostre esperienze, avventure, disavventure, insomma consigli del caso. Ci troviamo sempre qui sul canale YouTube di autoprove.it per la prossima recensione o prova del caso.